L'ho fatto ragazzi, non ce la facevo più ad avere tutti quei capelli sulla testa, erano veramente eccessivi e in preda a una crisi di euforia grazie ai rialzi delle criptovalute nell'ultimo mese e ho deciso di darci un taglio. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video con una nuova faccia, perché quando taglio i capelli praticamente non assomiglio più a Francesco Renga, perché me lo dite anche voi sul canale, oltre che me lo dicono praticamente tutti, anche mia madre, insomma. Però a parte questo, oggi facciamo anche un video nuovo, nuovo vecchio, diciamo così, su un nuovo argomento che è quello relativo all'Italia, quello che sta succedendo in questo momento italiano particolarmente rilevante dopo le elezioni europee, particolarmente rilevante a livello politico e quindi mi sembrava corretto riprendere alcuni grafici che da sempre io tengo monitorati, ma ne parlo magari un po' di meno sul canale, che sono i grafici della nostra cara Italia, come sta andando la situazione economica, che cosa sta succedendo e questa struttura politica del paese sta portando rischio sul nostro paese, sull'economia del nostro paese, quindi la stabilità del nostro paese. Questa è la domanda effettivamente importante da farsi al di là di tutto e come rispondere senza essere di parte politica, perché poi ragazzi, ognuno ha le nostre idee politiche, ma non ce ne frega niente in un video YouTube. Quello che interessa però è guardare i dati, perché i dati non mentono mai. Allora andiamo a guardare questi grafici di stabilità che ci possono indicare la stabilità politica nonché anche economica del nostro paese e come siamo visti da un punto di vista internazionale. Andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo e come è cambiata la situazione, ragazzi, perché la situazione è cambiata, ve lo anticipo, e dobbiamo stare attenti ad una serie di cose assolutamente molto molto rilevanti. Ma prima di spostarci sui grafici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione in su anche per questi video che non parlano di criptovalute, ma ragazzi, il trading abbraccia tutti i campi e soprattutto a volte dobbiamo anche guardare un po' la situazione socio-economica del nostro paese, perché poi ok, Bitcoin, ma insomma va bene anche se esiste ancora uno stato dove spenderli. Vabbè, scherzi a parte, andiamo sui grafici. Oh, siamo davanti al grafico del FTSE MIB Italia. Non avete idea di quanto tempo ho dedicato nella mia vita alle analisi grafiche del FTSE MIB Italia, trading system, sviluppo di strategie. È uno dei miei titoli preferiti da sempre, perché il FTSE MIB Italia è il titolo, è l'indice italiano di borsa con i 40 titoli più capitalizzati della nostra economia, rappresenta il PIL della nostra economia, rappresenta la ricchezza del nostro paese in termini di industria, ragazzi. Non ci sono le piccole e medie imprese, ma sicuramente è un indice che ci dà una bella view della situazione economica e di quello che si ci aspetta dal nostro paese. In più, questo indice ci dà anche un'informazione importantissima. Cosa sta succedendo alle banche? Perché da un punto di vista di composizione dell'indice, il FTSE MIB Italia è stracolmo di banche che hanno un grandissimo rilievo. C'è una parte che ha un rilievo anche maggiore delle banche, che è quella relativa ai mercati dell'energia, Eni ed Enel, in particolar modo Eni, ragazzi, che in Italia è un colosso gigantesco, quindi rappresenta, diciamo, una buona fetta del nostro PIL, e poi tutto il resto è composto da istituti di credito, quindi dalle banche, ragazzi. Quindi quello che vediamo qua risente molto dalla struttura bancaria, quindi dalla tenuta delle nostre banche. Andiamo a vedere quello che sta succedendo. Intanto, grafico settimanale per guardare, diciamo, la view a lungo periodo. L'analisi ciclica in questo caso è assolutamente un must, perché ci dà l'indicazione primordiale, l'indicazione principale di quello che sta avvenendo sul nostro paese. Allora, guardate qui,
Intanto vi mostro queste che sono le due precedenti crisi finanziarie gigantesche che hanno preso l'intero pianeta, quindi l'intero mondo. Allora, questa è la crisi della bolla speculativa di internet degli anni del 2000 e questa è la crisi immobiliare della bolla immobiliare del 2009, ragazzi, ok? Quelle che vedete sono queste crisi spaventose che hanno distrutto, diciamo, gran parte della ricchezza del nostro paese, soprattutto l'ultima. Perché nelle precedenti, ragazzi, vedete, c'era stata una ripresa del nostro paese in linea con quelle che erano le situazioni europee e mondiali. Quindi il nostro paese aveva subito la recessione del 2000, ma poi aveva ripreso il naturale corso e sviluppo, così come gli altri paesi europei. Quello che invece non è mai accaduto è stata la ripresa della crisi immobiliare, vedete, come gli altri competitors europei. Considerate che gli europei e i competitors internazionali, come gli americani, insomma, per intenderci gli Stati Uniti, sono ben al di sopra di questi massimi storici, sono molto al di sopra di questi massimi storici. Quindi, se noi facciamo un paragone, dal 2009 l'Italia subisce pesantemente una gestione, chiamiamola così, del bilancio del nostro Stato, quindi una gestione economica, politica assolutamente inefficiente ed assolutamente improduttiva, perché non siamo più riusciti a recuperare il gap che ci distanziava dagli altri competitors europei e internazionali. Quindi dal 2009 l'abbiamo anche subito sulla pelle ognuno di noi, ragazzi, quindi lo sapete benissimo. Questo gap non è stato più recuperato, vedete? Quindi siamo in trading range gigantesco, un trading range gigantesco che riguarda tutto il nostro paese e che riguarda anche le nostre decisioni da un punto di vista anche elettorale, perché guardate un po', in ogni minimo, ragazzi, abbiamo cambiato un governo, vedete? In ognuno di questi minimi abbiamo cambiato un governo, in sostanza, perché si tenta chiaramente di uscire da questa impasse, da questo stallo, cambiando ovviamente le facce che stanno al potere. Cosa è successo nell'ultimo anno, diciamo, l'ultimo anno? In particolar modo aveva visto un rialzo dalla post-elezione che era più o meno qui, ragazzi, in maggio del 2018, quindi post-elezione del governo, insomma c'era stata questa fase di bassista e poi la ripresa abbastanza importante che aveva portato anche l'Italia ad essere una delle migliori borse dal 2019, ragazzi, quindi in Open del 2019 l'Italia era una delle borse migliori d'Europa e sicuramente anche, diciamo, a livello mondiale, perché aveva fatto questo ampio rialzo, quindi insomma stavamo procedendo abbastanza bene. Guardate invece cosa è cambiato qui radicalmente nelle ultime 4 settimane, nell'ultimo mese, ragazzi, in sostanza il mese più caldo di campagna elettorale che ha visto, diciamo, l'evolversi in queste elezioni europee e come cambiano gli scenari, ragazzi, come cambiano gli scenari anche internazionali a livello economico e come si vedono nei grafici, quindi al di là delle nostre opinioni, come vi ho detto prima. Quello che è successo è che il trend positivo che stavamo seguendo, che era molto positivo, ragazzi, rispetto all'economia internazionale, si è interrotto bruscamente nella settimana del 22 aprile e da lì in poi c'è stato un ribasso notevole che è causato principalmente da una tensione sui mercati internazionali per quelle che sono le sorti del governo del nostro paese. Come interpretare questi dati? Intanto vedete questo pesantissimo sell-off iniziato nella settimana in corso, quindi esattamente, ragazzi, dal post elezioni, da lunedì. Questo è quello che vedete da lunedì. Da lunedì la nostra borsa, dopo appresi i risultati elettorali, fa meno 4%, che è una controtendenza anche a livello internazionale, non c'è stata questa struttura per le altre borse. Quindi è palese che c'è una sensazione, una situazione economica che sta diciamo, prendendo malissimo il risultato elettorale da un punto di vista delle politiche europee, anche se le europee, ragazzi, sapete che non contano per la politica del paese, però questo ci indica estrema tensione.
È vero che avevamo una scadenza ciclica importante, ragazzi, il 2 di settembre, quindi la settimana del 2 più o meno verso settembre c'è una scadenza ciclica importante, ma poi la vera vera scadenza, quella veramente importante, sarà l'anno prossimo a maggio. Se continua così è veramente pericoloso per il nostro paese perché potremmo tranquillamente riscendere sui minimi del 2016, se non addirittura romperli. Quindi in particolar modo è rilevante che il nostro indice FTSE MIB Italia mantenga i prezzi al di sopra del supporto ciclico a 17.900 punti. Mettetevelo come insomma dangerous limit perché è importantissimo, ragazzi, per una serie di motivi. E quindi se non mantiene nella chiusura ciclica di settembre, quindi qua stiamo andando abbastanza spediti, questo meno 4 settimanale è pericolosissimo nella settimana di oggi. Se non mantiene questo livello di supporto e lo rompe, tutto l'intero ciclo, ragazzi, sarà ribassista e questo ci porta ad una situazione estremamente, estremamente delicata perché potremmo avere poi un ciclo che va a comporsi così in maniera estremamente ribassista e a fare questo, che non è quello che ci attendevamo, quindi significherebbe in sostanza che la situazione politica e economica del nostro paese non solo non cambia, ma peggiora nel prossimo anno e non è certamente una buona notizia. Questo è quello che le borse ci dicono, questo è quello che stanno dimostrando. Diversa la situazione solo e solo se si va al di sopra di questo livello di resistenza e si tenta di testare la super maxi resistenza dell'indice italiano che è a 24.600 punti. Solo al di sopra di questo livello potremmo gioire e dire sta iniziando un nuovo ciclo economico in Italia, probabilmente andiamo verso una fase di uptrend, quindi insomma delle modifiche strutturali. Ma se questo non avviene, ve lo metto come un colore verde, come la speranza, ragazzi. Ok, se questo non avviene, attenzione perché la situazione dalla lunedì scorso sta cambiando radicalmente, pesantemente, sta incidendo anche su una serie di investimenti importanti. Il primo di tutti sono gli investimenti in titoli di Stato che andiamo a vedere anche oggi. Vi ho fatto questo grafico perché interesserà a moltissimi di voi e questo è lo spread italiano verso il Bund tedesco decennale ed è quello che indica una situazione di tensione nei mercati per il nostro paese. Vi ho inserito anche le aree, area corretta di stabilità del paese è quando lo spread scende sotto questo livello e si infila, ragazzi, in questa barra di congestione tra i 100 punti e i 200 punti. Qui dentro, se siamo qui dentro, siamo a posto, cioè siamo nell'area corretta di fluttuazione dello spread. In quest'area, ragazzi, che diciamo sta tenendo fermi i nostri titoli di Stato da qualche tempo, circa un annetto, più o meno dal post elezioni, che c'era stata quest'area di tensione, siamo in un'area di tensione, ma non c'è un vero pericolo, ragazzi. Sicuramente è un'area di indecisione. Va presa in considerazione perché poi dobbiamo assolutamente rientrare qui, però non c'è un gravissimo pericolo. Vedete quello che era questo trend ribassista dei nostri titoli di Stato, che era bellissimo, assolutamente molto importante che fosse continuato per portare, vedete, lo spread al di sotto di questa linea verde. Invece, come vi ho fatto vedere da aprile, da 10 aprile, il cambio che c'è stato a livello governativo, quindi i primi contrasti probabilmente, e poi l'esito elettorale delle europee, ha portato ad un rientro sull'area di tensione. Ancora non siamo sopra l'area di pericolo, vedete, l'area di pericolo è qui, quando e se si sfora i 330 punti, ragazzi. Facciamoci il segno della croce, ve lo dico proprio chiaramente, perché a quel punto si innescherebbe una spirale pesantissima per l'Italia. Probabilmente andremo a rivedere quello che abbiamo visto nel novembre del 2011, quindi degli spike
sui titoli di Stato, delle vendite massicce dei titoli di Stato italiani, a meno che la Banca Centrale Europea non intervenga con massicci acquisti. Quindi, insomma, situazione di tensione che non vogliamo più rivedere dopo gli anni che sono passati. Quindi questa è la situazione attuale in Italia. Lo spread sta indicando perfettamente quello che già ci ha indicato l'indice azionario, una fase delicata, la fase rialzista che nei mesi scorsi aveva, diciamo, fatto ben sperare, si è bruscamente interrotta da aprile, è bruscamente interrotta, ha iniziato, diciamo, a rientrare sui suoi livelli, quindi c'è una forte tensione dimostrata anche dall'incremento dello spread. Tutto è perfettamente collegato, ragazzi, ed è collegato, diciamo, a questi esiti elettorali. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, un video splendido. Scusate se mi autocomplimento perché l'argomento è splendido, non il video, diciamo, quello sta a voi giudicarlo, perché ci fa capire tante cose, aprire gli occhi. A volte non serve guardare il TG, non serve leggere fake news su vari blog improvvisati, ragazzi, guardiamo i grafici, con un'analisi corretta dei dati statistici riusciamo a ottenere tantissime informazioni, almeno di quello che pensa l'economia internazionale del nostro paese e di tante situazioni che stanno accadendo in questo periodo. Ovviamente non posso che essere un po', diciamo, preoccupato per questo stato di tensione. Spero che nelle prossime settimane possa, diciamo, modificarsi, anche perché moltissimi di voi hanno investimenti nei titoli di Stato, la Posta o quanto esso sia, e quindi assolutamente rilevante il rientro da un punto di vista politico-governativo a quella che era questa strada che stava percorrendo nei mesi a venire, quindi pre-elezioni europee. Vedremo quello che accadrà, ma vi ho messo la pulce nell'orecchio, sono convinto. Ok, ragazzi, tenete sempre d'occhio questi grafici, li pubblico anche su TradingView. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bitcoin ha fatto una chiusura ciclica, ve la butto lì per chi di voi è arrivato alla fine del video, vi do anche questa info. Ha fatto una chiusura ciclica ieri, abbiamo altri 10 giorni di possibile, diciamo, tensione, dovremmo arrivare verso il 10 di giugno, vediamo se tenterà di fare un nuovo massimo entro i prossimi giorni, altrimenti si va direttamente in close, ma io spero che lo faccia un po' in barra di congestione, ma ne parliamo lunedì nel video della settimana. Ciao a tutti e buon weekend!